E tutti voi tifosi che siete stati la mia benzina, la mia forza quest'anno insieme alla mia famiglia per fare quello che sono riuscito a fare quest'anno. Proprio per raccogliere subito il sentimento della città e mio personale, fare questa manifestazione, riconoscere questa benemerenza a Gennaro proprio oggi, perché non si possa perdere quell'entusiasmo, quella forza, quella passione che Gennaro e il Cosenza Calcio hanno trasmesso in questa ultima parte del campionato e sempre alla nostra tifoseria, al nostro pubblico, al vostro pubblico, al tuo pubblico, che da oggi ti mette nell'Olimpo dei grandi del calcio cosentino, perché solo tu, dopo tanti anni, hai segnato tanti gol da superare quel primato che apparteneva ormai da tantissimi anni a Marco Negri. Ma non lo hai fatto solo segnando, bucando la rete, lo hai fatto trascinando la squadra, ma soprattutto trascinando il pubblico in una cavalcata dall'animo nobile che ti ha messo veramente in una condizione di farti diventare il condottiero con quell'animo nobile che ha trascinato la squadra, tutta la squadra e con la squadra tutti quanti noi, tutti i tifosi della nostra vasta provincia in una cavalcata che sarà per noi indimenticabile. Quei tuoi valori che servono proprio per i giovani, perché lo sport ha dei valori che si trasmettono e poi quando si individuano e si interpretano da parte di soggetti particolari, come oggi sei tu Gennaro, come oggi sei tu, oggi tu rappresenti non il campione, ma rappresenti quei valori che lo sport deve trasmettere ai giovani, perché lo sport è importante per far crescere meglio i giovani, per insegnare ai giovani che ci vuole rispetto delle regole che nello sport ci sono e vanno rispettate. Consultato il cerimoniale di città, considerata l'opera umana, professionale e sportiva di Gennaro Tutino, decreta di conferire la presente attestazione meritoria, ovvero il sigillo della città, a Gennaro Tutino, con la motivazione di seguito riportata. Per essersi distinto come esempio di eccellenza sportiva e di virtù civiche, per la sua dedizione al calcio e per il suo spirito di squadra che ha ispirato molti giovani atleti e ha portato orgoglio a tutti i cosentini. La sua tenacia riflette la resilienza e la forza di carattere che Cosenza riconosce ai suoi cittadini più illustri, rendendolo un degno ricevente di questo onore. Del presente decreto verrà prodotta una versione in carta pergamenata a cura dell'ufficio cerimoniale di città, sulla quale verrà apposta la firma autografa del sindaco di Cosenza, controfirmata dal sottoscritto segretario generale. Se ne dà pubblica lettura nella cerimonia di conferimento presso il Salone di Rappresentanza a Palazzo dei Bruzzi, venerdì 24 maggio 2024 alle ore 10:30. Abbiamo sempre in un modo trasparente, condiviso e avviato le cose che insomma vorremmo raggiungere, perché ovviamente il Cosenza, sapete tutti, che ha una sola idea della testa. Noi l'anno scorso abbiamo fatto bene, potevamo fare meglio, diciamo. Ora inutile stare a dire ma perché, per come, ora siamo il settimo anno che siamo in Serie B, quest'anno vedremo di fare le cose bene. Io penso che le cose bene stiamo lavorando perché li facciamo insieme a Tutino. Sapete tutti come sono diciamo legato e innamorato di questa città e è inutile stare qui a continuare, già sapete. Già è stato comunque sì, c'è sempre da dimostrare però. No, hai dimostrato che se la città ti ama è proprio perché l'hai dimostrato. Ora ci sono degli accordi, ci sono delle cose, io già ho espresso comunque
il mio pensiero, non penso che ci sia, anzi sono sicuro che il Cosenza è al primo posto, diciamo, nella mia testa, nella testa della mia famiglia. Poi diciamo che c'è da parlare anche con un'altra squadra, che è la Verità, che è il proprietario del mio cartellino. Però sapete tutti il mio pensiero. Abbiamo dimenticato di dire forza Napoli.